passeggeri, il prossimo treno per Metro Rock è in partenza dal binario di Radio Baiano. Work all night and a drink a rum. Questo programma contiene un linguaggio forte, si sconsiglia l'ascolto in compagnia di minori, donne incinte e anziani. Il programma può portare dipendenza se i sintomi persistono, consultare il medico. Devo dire per forza. Da contratto però. Siamo in onda. Però sai che mi hai fatto venire un panteco. Allora buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Voglio dire, voglio fare un annuncio. Dici. Questa è la seconda settimana. No, che è l'ultima. La seconda settimana in cui io indosso il cappello da cowboy. E io no.
Voglio dire che da oggi è istituito il giovedì del cappello. Che era già il giovedì scorso. Che era già il giovedì scorso. Però... oggi è proprio ufficiale, sulla gazzetta ufficiale dello Stato. Dopo quindi, chiedo. Settimana prossima, tu cosa metterai? I pantaloni. Io lo spero, per tutti, per gli ospiti e per me. Però il cappello, bravissimo. Il cilindro. Beh, su un cilindro truccato. Cilindro truccato. Comunque. Come tutti i giovedì, come tutte le puntate di Metro Rock, non siamo soli. C'è già l'aria che comincia a farsi rarefatta in questo box e siamo pronti a fare la nostra fatidica domanda. Sicuramente loro conoscono perché sì, sono assidui ascoltatori, proprio ci hanno sentito tutte le repliche 7-8 mila volte. Ragazzi, chi siete? Ma soprattutto, che cazzo volete? Ciao ragazzi, buonasera. Salve. Noi siamo i Berserker. Eravamo qui di passaggio e mangiavamo una roba da Fast and Furious. Dobbiamo chiedere la partnership a, sì, a Mauro. Per forza. Io bevevo solo, però. Signor Mauro, e che cosa volete? Guarda, abbiamo un cantante nuovo che dalla vita proprio. Ha detto: io voglio andare a rispondere a una domanda esistenziale, sì, alla prima intervista questo, che ci cosa, fanno. Cosa voglio? Non lo so. Vedi, abbiamo le idee chiare, e questo è la... Non so, fama, più, successo, più figa! Più esistenzialista di questo, non lo so, guarda. Una riflessione profonda sull'essere umano. Vino e filosofia questa sera a Metro Rock. Me l'aspettavate? Assolutamente no! Ma ci speravamo. Ottimo. Chi sono i Berserker? Uno per uno. Ah, ok, io sono Marco, sono il chitarrista, il chitarraio. Pietro, il bassista. Io sono Alberto e sono il batterista. Francesco, il cantante. Che è nuovo, mi dicevo. Sono nuovo, sì. È l'ultimo arrivato, infatti c'è la tua già usata. Dobbiamo fare un po' di gavetta. La discriminazione e il nonnismo. Lo teniamo ancora al guinzaglio, non si mai scappa ogni tanto. Dobbiamo tenere ancora... Che tipo di progetto è il vostro? È nato un annetto fa come un gioco, va. Come un... dai, suoniamo. Tu sai suonare? No. Però suoni. Tu sai cantare, no, però canti, insomma, quelle cose così. No, in realtà è stato lui alla batteria, fa il batterista, io una chitarra faccio il chitarrista, uno al basso fa il bassista, tu che c'hai niente, fai il cantante. Ci manca quello. Ah, di solito era tu non fai niente, fai solo il basso, vero? No, però vabbè, ce l'avevate, quindi. Sì, sì, siamo su quello, eravamo coperti. Infatti poi ha comprato dopo il microfono. Che... prima, cioè, che cosa, come cantava? No, a scrocco, la prova. Cioè, scusami, presti il microfono. Vabbè, dai, alla la prove qualcosa c'è, quindi che genere è il vostro? Che genere fate? Questa è una domanda che è una domanda che a noi non piace fare, esatto, e non ci piace neanche rispondere perché non possiamo dare una risposta, perché io stamattina ho sentito e non sono riuscito a dare assolutamente. Noi abbiamo risolto inventandoci un genere. Ok, l'abbiamo chiamato alcolic metal. Alcolic metal, ok, perché in realtà non significa un cazzo, cioè è esattamente come sembra. Però ci sono troppe influenze. Ognuno che ci ascolta dice: ah, ma voi fate trash, ah, ma voi fate punk, ah, ma voi fate sludge, ma voi fate stone. Quindi non lo sappiamo neanche noi, nessuno ci sa aiutare. No, guarda, noi facciamo schifo. La risposta era sempre questa, però sai, poi ti devi dare un tono. No, noi facciamo alcolic metal. Sai, alla prima serata, che mettiamo in locandina? Che roba fate? Il panico. Alcolic metal, no, è una cosa nuova. Sai, alla fine poi comunque... Sempre la stessa roba. Sempre musica, non sì, è? Sì, sempre casino. Sempre casino. Prima di continuare, ci sentiamo questa alcolic metal. Alcolic metal, così ci facciamo un'idea. Ragazzi, un pezzo. Allora, voi avete portato quest'album che birra, sangue e blasfemia. Sì. C'è già il nome dell'album. Salve direttore. Salve. Salve direttore. Presidente. Presidente, direttore, come... Ma come lo vuoi, cazzo? Maestro. Va bene. Già il titolo dell'album dice tutto. Che ci teniamo a precisare che con un altro cantante, giusto? Sì, cioè, sì, c'era sì, col cantante vecchio, il cantante precedente. Il vecchio cantante. È morto. Cioè, no, è passato a miglior vita, nel senso che vive in Spagna, fa una bella vita proprio. Cioè, proprio migliore. Cioè, migliore. Nel senso della parola. Cioè, beato lui. Assolutamente sì. Diteci un pezzo che rappresenta il vostro sonato. Beh, effettivamente un po' tutti quanti lo rappresentano. Forse... Allora, o scegliamo la title track, perché sì, dai, il primo pezzo. Tanto avremo tempo di ascoltare qualche altra cosa. Sì, magari se rimettiamo tutti. Perfetto, se qualcuno ci sa dire anche che genere facciamo, cioè ci fa un favorone così. Diciamo, se qualcuno ci sa dire che genere fanno i ragazzi, o aspetta un attimo, questo cazzo di tablet di merda. Possiamo dire che la Mediacom fa schifo? Guarda che lo sapevano già tutti prima di... Vabbè. Forse anche la Mediacom. Mandateci un messaggio WhatsApp al numero 344 27 49 695. E chiedete lo sconto del 50% per l'evento.
regole. Che dire che facciamo schifo sarebbe troppo ovvio, quindi almeno una cosa nuova. Okay? Fantasia. Un genere genere. Un genere genere. Tornati in onda a volte, a volte è veloce con il cantante che non ricorda nemmeno quanto durano i pezzi, sembra dire quasi no. Non ci vuole nemmeno venire quanto dura, ma io canto e basta. Poi quando finisce la musica mi fermo. La giusta risposta è sempre troppo poco. È sempre troppo poco. Troppo poco. Quanto dura di solito un live vostro? Allora guarda, ad oggi riempiamo una mezz'ora di scaletta, mezz'ora. Perché abbiamo, da quando è arrivato il cantante nuovo, Francesco, posso chiamarti Francesco? Facciamo finta c'è confidenza tra di noi. Signor Francesco, anche signor se Francesco. Non ci conosciamo proprio. Signor Francesco. Abbiamo scritto già... abbiamo scritto già 3-4 pezzi nuovi, quindi oltre a quelli che ci sono sull'EP abbiamo altre cose, riusciamo a coprire la mezz'ora di scaletta, anche se il nostro primo live fu di 15 minuti. Addirittura! Però 15 minuti di fuoco furono! Cazzo! Ma come ti diceva lui, noi non volevamo suonare davvero, era un gioco. Poi un amico ci contatta, ma perché c'è una serata, perché non venite? Dico, no, ma noi non suoniamo davvero, cioè, noi giochiamo. Scherzando. No dai, ma venite! E vediamo. Però abbiamo 15 minuti di musica, venite lo stesso, quindi questa questione del tempo al live. E quindi da questi 15 minuti si deve arrivare alla mezz'ora con... Ma la superiamo. Per i live sì, il disco sono neanche 18 minuti. Sì, l'ho visto che c'era su YouTube. Su YouTube io so che c'è un pezzo del disco, però non so se poi c'è... No, è vero, cioè, ci sono due, massimo tre canzoni, non c'è... Tre? Allora, sì, forse, qua, non c'è. Allora ho visto una cosa. Comunque... Quando l'avete finito di registrare? Finito di registrare durante l'estate di quest'anno, sì. E poi è stato pubblicato il 15 ottobre. 15 ottobre?
ottobre, ah, ok, no, quindi è proprio sì, sì, è freschissimo, no, ha compiuto un mese da poco. Avete fatto il release party? Una cioè, insomma, il primo live dopo abbiamo detto questo è il release party. Ah, cioè, oggi va tantissimo dire facciamo il release party, ma... Appunto per quello io chiedo, di solito. Noi siamo un po' vecchi a scuola perché siamo vecchi, almeno questa parte qui. Allora ci facciamo un po' le cose come si facevano una volta. C'è Pietro che abbassa la giovane, media. Sono il giovane, il giovane. Che alza infatti, la media. Infatti non mi ricordo dove che siamo stati definiti una giovane band, ma perché avevano visto lui. Noi per il resto che la media d'età qual è? Diciamo è sulla trentina la media, Ah, boh, quindi tu quanti anni c'hai? 23. 23. Ma io ringiovanisci o no? Non avevi 24. Ne aveva 24, te lo giuro. Mezz'ora fa. Mezz'ora fa. Ma se è giovane, se l'aveva già gli anni. Quando arriva a casa la mamma è pronto col pannolino. Cambiarlo perché non si può. Due anni. Curioso caso di Benjamin Barber. Ce l'abbiamo noi. Cazzo, me lo ricordavo diverso a Brad Pitt. E gli cade anche la barba, però. No, sì, è finta la barba. La parrucca, l'attacco la mattina. No, però registrarlo è stato una bella esperienza. Come sta? Dove l'avete registrato? Allora, abbiamo registrato al Black Heat Studio a Napoli. E invece poi per il master ci siamo affidati agli Enormous Door Studio in Texas. Texas. Volevamo una cosa che suonasse bene. Cattiva. Sì. Sì. Si sente infatti che suona parecchio. Abbiamo scelto l'analogico, abbiamo un approccio molto vecchia scuola, quindi maniera tradizionale. Diretto più che altro. Sì, sì, sì. È stata una bella esperienza, per me la prima in studio, per i ragazzi... No, per me non è stata la prima. Prima. No, per me no. Io sono... Navigatissimo. Oramai anni di del passato da ma tu eri esatto eri così con Lemmy mi ricordo in fondo a destra il cesso in fondo a destra c'è un'altra cosa vabbè io pensavo fosse un batterista. È stata veramente un'esperienza divertentissima e bella. Quanto è durato tutto? Ma le mie personali registrazioni sono durate un giorno. Anzi nemmeno, veramente sono 3-4 ore sono stati battuti. Guarda, poi abbiamo dovuto fare le cose in maniera un po' strana, perché il cantante è partito dall'Italia tipo il giorno dopo aver registrato. Quindi non la, cioè... E le registrazioni non erano concluse. Per una questione di fretta abbiamo fatto batteria, basso, voce e la chitarra alla fine. Abbiamo dovuto un po' cambiare l'ordine. Quindi il master va aiutato tanto, cioè... No, guarda, in realtà... lo studio che ci ha seguito per registrazione mix bravissimi. Sapevano esattamente cosa volevamo, ci avevano ascoltati un po' di volte, quindi ci hanno guidato molto bene, ci hanno trovati molto bene, sì, sì, sì. Non si è risentito. Quindi come prima esperienza è stata positiva? Positivissima, positivissima. Ovviamente la soddisfazione completa... Non... No, ma è per, forse più non... per i pezzi, sai... Mentre fai un disco, poi stai scrivendo già musica nuova e vorresti vabbè, sempre no, l'ultima. Ti devi limitare, devi limitare. Pure perché quando fai un album, arrivi dopo un mese che l'hai sentito e dici, cazzo, ma là ci andava quello, madonna che legno, perché non ci ho pensato prima? Però non puoi. No, questa cosa poi la aggiustiamo, vero? Sì, sì. No, mai più. Ormai però se fate... dovreste fare un altro album, ci mettete pure qualcosa di questo modificato come lo volete nuovo. Infatti già qualche idea del genere. L'EP di solito la demo serviva proprio a quello, cioè a vedere come migliorarsi. Esatto, a noi serviva un punto per confrontarci con il passato, perché se aspetti sempre di essere completamente soddisfatto, di sentirti non pronto, lo sarai mai. No, no, non ci arriverai mai. Quindi perché se non fai questa esperienza qua non arrivi mai a un livello superiore. Esatto, non è l'esperienza dello studio facendo le prove, hai bisogno di andare in studio, confrontarti con il metronomo e tutte quelle robe lì, con il tecnico che ti guarda e dice, beh, stai facendo veramente schifo, ricominciamo. Che alla quinta ora dice, ok, questo take fa cagare, ancora, un altro ancora. Sì, 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 sì. Detesti le tue canzoni. Sì, come io ho fatto i messaggi delle mie canzoni e le odio perché le ho fatte io, quindi una cosa importante era la grafica, cioè la cosa che mi è l'artwork. Mi è saltato subito all'occhio su YouTube l'artwork per la capra cattiva, l'uomo che posso dire che è fighissimo. Ma sì, guarda, mi credi, questo come si chiama con la cannocchiera fravegatore, no, come si chiama il fauno? Fauno. Ma a dire da quando Coito ha mandato, voglio dire che sono Coito negato, sei un grande, dovunque tu sia hai tutta la mia stima. Solo per il nome. Solo per il nome, a parte la copertina, ma per il nome. Dicevi? Quando ci mandò questa, sai, non è che ti manda tutto già la grafica, ti manda una prima, questa è la mia idea.
e la manda più o meno così, sai, ora è molto più curata, però fondamentalmente l'idea di fondo questo, anche con questo colore, ok, era questo qua, questo colore è un po' verdastro, ver- questo sì, verdastro verde un oliva po', sì, grazie per l'oliva, insomma, che abbiamo detto un altro verde, però vabbè, va bene verde oliva, come lo volevi, va bene verde più verde, no, no, no. Ciarcio, anche all'inizio è stata no, ma io invece ho detto, oh, io, sincero, proprio figa, perché tu non, un CD che fa una musica del genere non te l'aspetti, non ti aspetti, sai, colori nero, rosso, sì, sì. Ma infatti erano le indicazioni che gli abbiamo dato all'inizio, erano molto più canoniche, non lo so, io questo qua lo identifico un po' con lo stile, solo lo stile alla Opeth. No? Pensa un po' che l'ultima delle cose a cui avrei mai potuto pensare. Ok, perfetto, meno... avevo detto una stronzata. No, no, ma è divertente. È l'idea. È uno dei tanti nomi a cui siamo stati accostati, non è che... No, no, ma io dico come... Io dico come estetica, quella cosa cattiva. No, ma siamo stati davvero contentissimi perché... Il CD. No, no, ha fatto un lavoro davvero entusiasmante. Bravo, bravo, bravo. Bravo Coito. Sei un buon Coito. La prossima volta concludo. Non negarne più. Non negartene più, soprattutto. Allora, dove, prima di prenderci la seconda pausa, sì, ricorda le, ulti- le sole uniche due regole. Dovete dire le parolacce qua dentro. Vabbè, penso che ci siamo già messi comodi. Sì, bestie vanno bene anche bestie. No, 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 bestie meno. Vediamo addio. Ok, perfetto. C'è quello, c'è Matteo degli occhi. Scusate. Una volta che è successo una cosa del genere, dovete dire almeno una parolaccia a testa. Ma porco! E ce l'abbiamo fatta a fermarlo. È partito subito. E adesso è su YouTube. Ah, ok. Consegnato alla storia per sempre. È successo. E la regola numero due? È che non dovete pisciare a terra, che non abbiamo il bagno. Ok. Bisogna un secchio fuori. Che ci sentiamo? Io direi di ascoltare Berserker. Ok. Proprio come presentazione. Proprio la titolo group. Vabbè, che poi fondamentalmente è quella più lenta degli altri. Sì? Pezzi. È la ballata. Sì, il pezzo romantico. Come l'hai detto brutto. No, no, no. Da buon metallaro, la ballata è sempre quella più odiata. Vabbè, grazie al cazzo, vai, va. Oh,
Siamo tornati. Parlavamo del death metal. Che mi piace un sacco. Tommy. No, è vero, non è che sto scherzando. Nel frattempo c'era un messaggio. Da chi? Ai. Non vi posso ascoltare perché sono impegnato a fare i finti trifogli. In realtà sono cazzetti, si può dire cazzetti, Ma chi è questa gente? Sulle pinte di Guinness. Ma so che darete il peggio di voi nell'intervista, quindi biascicate bene per me, amici miei, che il vostro peggio è meglio del meglio di molti. Mamma mia, che complimento. Vita chi può mai essere. E ricordate che nella vita c'è sempre un doppio senso a tutto. Ma se non lo trovate è perché il doppio senso è il primo. Piano. Mi sembra una filmato K. Mi sembra una sorta di Nicola Trapanese questo tizio. Quindi sappiamo chi è questa K. È la voce che avete sentito fino ad ora. Ah, il cantante. Sì, è cazzetti sulla Guinness, l'abbiamo riconosciuto facile. Perché? Perché lui sta in Spagna adesso e ha smesso di bere solo la birra, la spilla anche. E ci diceva com'è bella questa roba che ha trovato il modo per fare i trifogli che però in realtà sono dei cazzetti. E quindi li fa, se li giri nel verso giusto tu vedi un cazzetto, ma in realtà pensa di stare, sì, c'è un trifoglio, quindi è un fenomeno, un genio del male. Magari se riuscissi potrebbe mandarci pure una foto, ma se volete lo telefoniamo pure. Stai in Spagna? Stai in Spagna, no, ma poi lavora, a quest'ora lavora, quindi l'avrà fatto di stramacchissimo il buon K. Ho capito. Quindi è rimasto affezionato, diciamo, alla band. E come mai è partito? È passato a miglior vita, come ti dicevo, cioè ha seguito una vita migliore e ha fatto un cambiamento di vita proprio. La differenza sostanziale tra lui e il vostro nuovo cantante. Basta che metti l'altro pezzo che pure abbiamo portato che è live e ti renderai conto. Hanno due approcci completamente diversi, influenze diverse, impostazioni diverse nel canto, completamente diversi. Cioè, dici qualcosa. Vabbè, magari a lui fa brutto dirgli. Puoi dire sono più bravo di io. Io c'ho il cazzo più bravo. Sono proprio due voci differenti. No, e soprattutto sono differenti. Molto. La differenza più grande, però, oltre a quella della voce, che poi magari al prossimo pezzo, quando avete sentirete, è l'approccio, ad esempio, concettuale al gruppo. Cioè, se tu vedi un po' qui i testi, il titolo dell'album, si capisce che si parla fondamentalmente di due cose, neanche tre. E in inglese. Sì, cioè birra è figa, cioè okay. Si variava, ok? Sì, tra... Cioè ci sono altri argomenti di cui parlare. Scusate. Lui dice di sì. Si era pensato anche a qualche motocicletta, giusto? No, la droga. Non ce ne frega. Lui dice di sì e quindi ha un approccio completamente diverso alla scrittura dei testi. Frank, dai. Spara qualche titolo, vai qualche titolo, Frank. Vabbè, il pezzo che abbiamo portato è Uomo in rivolta, che già è un pochino più... Ma perché lo dici con questa voce? Non ti vergogna, non ti preoccupare. No, è che non ti mio. Noi non ti giudichiamo. Ma ci sentiamo la voce quella che così. La voce così. Quindi un po' più impegnato. Non è una questione nemmeno di essere impegnato o meno. È una questione che ognuno mette nei testi quello che ha. Giusto. Punto. Giusto. Cioè, giustamente io ho un approccio diverso, più rabbioso alle cose proprio. E quindi ho... Non è che sono una persona non spensierata, perché loro mi conoscono, però i testi preferisco esprimere cose mie, personali. Che è anche giusto, così, sì, anche giusto, perché la musica è semplicemente questo il discorso, il concetto. Ognuno ha il suo bagagliaio. Sì, sì. Personale. Diciamo che io sono più rabbia e figa. Cioè, birra. La figa è una costante. E sentiamoci Uomo in rivolta, allora. Che è live, però. Che è live di sì, qualche... Di Halloween. Di Halloween parte. O come direbbe il nonno, live di Aulin. Aulin. Oh, right now, right now.
A noi piace sentire anche l'applauso. Insomma, l'abbiamo lasciato di proposito, l'applauso. Perché... Insomma, è più infame il tuo modo di approcciarti. No, vabbè, un'altra idea, cioè, vengo più dal death metal, dal black metal, per questo una voce impostata, death metal, grindcore, impostata proprio su quei canoni. Che poi è completamente diverso da quando parli. Sì, sì, infatti ho questa voce un po'... È tipo... Un po' sottile. Mario Biondi, no? E tu dici, è del tempo! Quelle vocine, tipica frase Mario Biondi, vuoi tutto a posto. Vuoi tutto a posto. Sì, quello dice sempre quello. Comunque, prima... però io voglio sapere, uomo in rivolta, ma nel pezzo lo dici? Non lo so, sì, sì, però non si capisce tanto. Il problema del, di questo genere del growl è che... assato un po' tutto, accomuna tutte le parole. Sì, è una lisonna con una cosa un po' così. Pensavo che effetto, no? Ce l'abbiamo. Ma infatti lui ce l'ha chiesto, ma ragazzi, ma voi ci sono problemi sui testi? Tanto non li sentiamo. C'è la risposta testuale che è stata passo poco, cazzo. Sì, credo, come fai, che cazzo ti pare, basta, ci divertiamo. Sì, hanno detto proprio, tanto nessuno li capisce sempre. Ma voi sul palco come siete? Sul palco non si sa perché riusciamo a cacciare, non so, siamo simpatici. Simpatici. Ci divertiamo come pazzi. Questa è la cosa bruttissima, come quando le ragazze dicono: no, ma esatto, sei simpatico. Non sei bello, ma sei simpatico. Ma noi siamo quelli, noi siamo i non belli, ma i simpatici. Sono quelli che non se la tirano e ti fanno divertire per la serata, capito? Cioè, a, noi, poi a cui non gliela daranno mai le ragazze. Però ogni tanto. Noi saliamo sul palco perché ci divertiamo veramente come i dannati. Cioè, fortunatamente, da quando siamo partiti, noi suoniamo perché veramente ci divertiamo. Che l'importante poi è quello. Io credo che alla fine ci divertiamo noi, lo trasmettiamo anche al pubblico questi idee. Sì, poi quella... magari lascia stare che dopo dice sì, i berserk credono i più scarsi, okay? Però alla fine ci divertiamo. Noi abbiamo un unico metro per misurare come va una serata. Quanta gente poga? Sì. Se pogano tanti siamo contenti, se pogano pochi è andata male. Fino ad ora sono andate quasi tutte bene. Quindi... Quante ne avete fatte? 5. Però c'è stato sempre un bel po' di poco, questa cosa, e ci interessa questo fondamentalmente. Non abbiamo quell'approccio alla musica qui, guardate come siamo bravi, guardate quante note mettiamo. Guarda che so fare, guarda che so fare, guarda che a noi interessa il rumore. Cioè, mamma, guarda quante scale conosco. Davvero, cioè, è una cosa di cui non ci interessa niente. A noi interessa l'impatto, interessa far divertire le persone, vogliamo divertirci e... questa cosa ci sta riuscendo, quindi siamo contenti. L'importante è che ci sia alcol. Sì, questa è la prima cosa. Prima degli amplificatori ci serve una paio. Prima dell'ossigeno c'è la birra, poi c'è l'ossigeno. C'è la Peruni. La Peruni. Guarda, senza Peruni non posso bere, non posso suonare, mi dispiace. No, non vogliamo niente. Quante Peruni hai comprato per questa sera? 10.000 Peruni. Ma noi ci faremo pagare in Peruni. Io l'ho fatto. A casse di Peruni. Se diventiamo famosi in azioni. Azioni della Peruni. Sì, poi dipende dal livello. Diventerete padroni. Chiamiamo il caro Giovanni, siamo Giovanni, vogliamo far signor parte. Giovanni, signor Giovanni. Signor caro Giovanni, che sembra caro. Signor caro Giovanni, no, zio Giovanni. Per me è come uno zio. Tu che ci hai cresciuto. La prima ubriacata, proprio dalla prima. Io facevo latte, plasmon e birra Peroni. Ragazzi, da dove venite dal livello musicale, la vostra influenza? Ed è anche per questo che facciamo l'alcolic metal. Che non sappiamo. No, perché l'alcol è l'unica cosa che ci accomuna. Esattamente, sì. Che accomuna un po' tutto il mondo. Io vengo da un altro. Io vengo dal rock classico, il più classico dei rock, e poi suonavo anche un po' di canzoni, sai, un po' pop, un po'. Diciamo più. Rock melodico, pop. Lo senti chiaramente adesso influenza. No. Non me ne sono accorto. Al di là del doppio pedale, mai utilizzato. A parte. Mai. Vabbè, ma qua ci sa che. Ah no, ma io ce l'ho. Io ce l'ho. Però prima. Non lo sapevo. No, abbiamo festeggiato per 3 giorni quando l'ha comprato. È diventato uomo, hai capito? Il battesimo del fuoco. C'è un prima e un dopo. Before e after doppio pedale. Invece lui verrà con qualche influenza moderna perché è giovane. Ah sì, no, io black metal facevo prima. Black metal? Sì, quindi... Quindi vi trovate, insomma. Sì, no, infatti sì, a livello di metal estremo, sempre metal estremo. Di ma di un paio di nomi, ma giusto non li conosco. Giusto no, non l'abbiamo pubblicato. No, un paio di nomi di gruppi che ascolti. Ah, gruppi black metal. Vabbè, Burzum, Mayhem, oppure... Tu? Io passavo qui per caso. Mai abbracciato il black metal, mai.
Cioè, ci ho provato una volta che me l'ha consigliato Peppe, un album. Il nostro, noi prima avevamo, devi sapere, noi prima avevamo un altro speaker che però era competente. Sono rimasti era, due, era Peppe Pidi. Sono rimasti due che non conoscono un cazzo. Sono due che... No, è che è un genere che non mi ha mai attirato. No, però ovviamente no. Immagino che ci voglia comunque una certa... L'attitudine ci vuole per qualcosa di così estremo. Sì, 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 assolutamente. Tu che sei il figlio di Cristo, invece? Io con papà ascoltavo... No, io vengo Dio più... Nell'ultimo periodo, dallo sludge, lo stoner, il death metal, quindi comunque versi di melodici pieni di allegria, di amore profuso, quindi I Hate God, Crowbar, Iron Monkey e tutto Entombed. Qualcuno conosce. Mi sono dimenticato. non mi devi far sembrare un ignorante di merda, vero? Ma ci siamo preparati questi in realtà, c'è un foglietto... No, è proprio un genere fuori dalla mia... ottica proprio, non so perché, è una cosa che non mi è mai entrata in testa, però non c'è, insomma, così dice, non... Ma è troppo tardi, ma è troppo tardi per essere uomini, per ascoltare roba da veri uomini, roba cattiva. Poi c'è Francesco che porta ancora un altro bagaglio. Allora, io in realtà anche io sono suonato black metal e l'ho ascoltato, però poi attualmente lo ascolto proprio pochissimo. Ti sei fermato? Zero. No, più che altro io sono più appassionato di death metal, grindcore, hardcore punk. Hardcore punk sia più moderno che quello più vecchio, tipo l'hardcore punk italiano degli anni 80. Tipo? Però, tipo Negazione, Peggio Punks. No, questo Negazione l'ho sentito dire, non l'ho mai ascoltato. Gli Indigesti, gli Impact. Dove stanno tutti questi gruppi? Sono gruppi che ci stavano una volta, ma non ci stanno più. Pure l'hardcore moderno mi piace, il metalcore e tutto questo. E di qua. Nuovo in Italia, cosa ascoltate? Di nuovo? Tanto, tanto in realtà. Tipo? C'è molto in Italia, c'è molto in Campania che vale la pena di supportare. Facciamo una cosa allora, rubiamo una domanda a Francesca che sta lì fuori e che fa, sai, quel programma di merda sui gruppi, sì, sui gruppi indie, che... e lei dice io li faccio più i gruppi indie, adesso sono cantautori, fanno, okay, fanno comunque cagare. Calcutta fa cagare. Ah, perché allora lo intervisti? Ne ha avuti 7 di Calcutta tu qua dentro. Comunque non è questo il punto, gli rubiamo questa domanda. C'è un gruppo dei vostri colleghi campani a cui rubereste un pezzo? Non nel senso plagiare, nel senso come cazzo l'avrei voluto scrivere io questo qua. Uno, sceglierne uno è difficile. Vabbè, anche più di uno. C'è un po' di roba dei Naga che avrei voluto scrivere io al posto loro perché mi piacciono tanto. Esempio, adesso c'è un progetto nuovo che è una roba che un po' tutti abbiamo sognato di fare, ma l'ha fatto solo una persona ad oggi, che è Julian degli Squorn. Ah, sì. Che è un progetto black metal, però ibridato con il folk partenopeo, quindi usa anche strumenti tradizionali, canta in napoletano. Col mandolino, il black metal col mandolino. C'è qualcosa che mi fa male. Guarda, non vedo l'ora di ascoltarlo. Ragazzi. Come si chiama questo? Squorn. Squorn. Segna. È un'idea che se parli con i ragazzi a Napoli, tutti una volta hanno pensato di mettere qualcosa di tradizionale nel metal. Loro invece l'hanno lui, fatto. Lui, perché è una one man band. Si è caricato tutto, l'ha fatto. Ok, cocaina. Non abbiamo parlato di questi dettagli, però hanno esordito live qui a Napoli settimana scorsa. È stato un pienone, 150 persone. E quindi vedi, qualcosa di interessante, che davvero merita di essere supportato, cioè. E poi quella è la vera essenza del black metal, sostanzialmente. Sì, il legame col territorio. Fare qui il blackster norvegese è un po' strano. Cantare gli italiani che cantano in norvegese. Sembra anche un po' complicato. Tu puoi anche dire che è in norvegese. Tanto chi cazzo se ne accorge? Cioè, no, ma io l'ho fatto. Poi sai, mi piacerebbe. Però lo sapevo solo io che era una e avrei voluto scrivere un norvegese. Sai cosa? Pussy Juice di Circle of Witches. Pussy Juice, Pussy Juice. Strumentalmente siete abbastanza non lineari, perché sarebbe... No, no, ma è vero. No, lineari forse è troppo. Come... incarreggiata, rimanete incarreggiata, non uscite mai. Invece tu... Io esco sempre. Per rientrare, loro arrivano fino a qua, tu devi arrivare là, poi ritorni indietro, lì accompagni. Ma a me piace, è complicato. Molto, a me ci piace. È complicato come arrangiamento, dico, cioè non è una cosa... Anche quando scriviamo i pezzi, quando ce li inventiamo, a noi piace dire facciamo così, poi a un certo punto cambiamo,
Dice, perché? Perché la gente non deve capire un cazzo. Cioè, ma infatti, cioè, quello è il loro scopo. Ma guarda, poi la questione dell'alcolic metal che dicevamo all'inizio un po' per gioco, in realtà è stato anche per un'esigenza. Non abbiamo mai avuto la capacità di costringerci a fare qualcosa. Se dovessimo dire facciamo un gruppo raw black, saremmo profondamente in crisi, perché ci romperemmo i coglioni probabilmente di fare una scelta e vi fare no, questa cosa non la possiamo fare perché non risponde ai canoni del genere. Sarebbe stato troppo vincolante. Avete fatto quello che vi veniva. Sì. Esattamente. Poi lascia che magari delle coordinate stilistiche di riferimento cominciano a venire fuori. Però almeno sono state una cosa naturale, non ci siamo imposti. Come quando sei bravo, no, tu fai quello che ti pare, è la stessa cosa. Non ci pensi. Non ci pensi, è così. È così. Quindi, quindi mi stai dicendo che l'avete registrato ubriachi. Composto. Un bicchierino, ma giusto per. Devo dire che in studio di registrazione eravamo piuttosto lucidi. Sì, perché volevamo fuori fare... no. Fuori dipende, insomma. Non ci piace metterci regole, per cui assecondiamo il capriccio del momento. Non ci poniamo limiti. No. Quindi è capace che il secondo album uscirà ancora più alcolico. Ma ci speriamo, mettetevi, tanto ormai avete detto che questi ce l'avete, no? Sì, ci siamo. È uscito da un mese. Infatti sei uscito da un mese. Ma ci sembra già vecchissimo, abbiamo voglia di continuare. Poi è bravo, poi rimani con quella cosa di dire voglio fare ancora. Quindi. Come no? Ci sentiamo un altro pezzo perché purtroppo noi abbiamo questo brutto vizio di aver bisogno di respirare. E quindi ci sentiamo from behind. We'll be right back.
solo roba nera. Come a mamma. Com'è il black metal? Vabbè, sono un tipo un poco... Hai visto come cambia tono? Sono tipi un poco cattivi, che tutta la cattiveria la devono trasportare in tutti gli ambiti della vita. Nel tipo la mamma gli dice, che vuoi mangiare? No, non voglio mangiare! Quelle cose proprio... Come dobbiamo registrare fuori onda? Sì, sì, per forza, dobbiamo registrare fuori onda. E magari la mamma, che cosa non vuoi mangiare? Oh, voglio mangiare, voglio mangiare! Ma sei in contrario, sì. È lo spirito di contraddizione, sì. E poi tipo suonano nella cameretta e poi arriva, fanno tutti cattivi, pittati, poi arriva la mamma, che merenda volevi? L'aranciata, i biscotti... Pensavo di palma, però! Ti ho detto il tè, mamma! Non so, te l'ho detto! Pensavo il tè nero! Black tea! Tisana! Tisana nera! Se ascolta Black e ci stai ascoltando, ci odierà. Ma noi scherziamo, noi vogliamo bene tutti. Comunque il black tea è bellissimo. Black tea. Faccio la domanda. Bravo Domenico, ora sto dicendo. Fai la domanda. Domanda. Dovete sapere che noi facciamo una domanda. Una sola. A tutti i gruppi. Che ci fa sembrare estremamente intelligenti con chi ci sta ascoltando, ma che il 90% della gente, compreso io, non capisce niente di quello che poi dite. Ma tu che cosa ti ha imparato a mora mai? Mamma mia, 5 anni non hai imparato un cazzo. Allora io. Gioco il Jolly, l'uomo migliore. L'uomo migliore. È il nostro pester che risponde. Abbiamo l'ingegnere informazione, quindi se ci fate uno schemino della domanda, lui la capisce. Sì, allora, è la scheda tecnica del gruppo. Voi che cosa utilizzate? Casse, amplificatori, chitarra, basso, batterie, piatti, insomma, queste cose qua. Qua ci divertiamo. Allora. Tu che basso usi? Uso Gendel L2000 Tribute, però in realtà tengo in mente di cambiarlo, quindi... Cioè, Gendel sarebbe comunque un basso versatile, abbastanza. Non ce l'ho presente. Sei bassista. È doppio. Vabbè, mica posso conoscere cose. Doppio humbucker, Plank. Sì, doppio 5 corde. 4. 4 corde, sì. Usi cassetta tesata? No, in realtà no. Stai in combo. Sì, tengo il combo, però in realtà quando faccio live mi appoggio alle testate degli altri, sono parassitamente... Basta la testata a due ingressi. Esatto. Mi appoggio alle testate altrui al momento. Più importante, insomma, è sempre suonare. Sì. La testata è la tua, immagino. Sì, no. Ma perché la tua non poteva essere. La mia al massimo è questa. Non di più. Quindi. E tu che fai? Io ho cambiato adesso, sempre roba di pochi soldi, ma insomma, un clone di SG, quindi bianca, che è una cafonata, sembra una Mercedes degli anni 80. Ma che è sta cafonata? Veramente di un pacchiano. E come suona? Come suona? Grossa, grossa, cattiva. La chitarra è Mogano, è ricca. Una vintage, un marchio inglese, sempre roba asiatica alla fine. Suona? Sì, suona bene. Stile? Come una Gibson SG, una diavoletto, okay, sì. Suono tipico del Mogano. A breve rimonterò gli MG attivi. Che l'hai? Sì, avevo sulla vecchia chitarra, che però era un remo, una pala da pizza praticamente. Una pala da pizza. E poi testata Orange, perché ci piacciono solo delle valvole, quindi tutto bene così. Adesso sperimentiamo un po' sui pedali, vediamo un po' di cambiare. Di qualcosa. Pedali è appunto, che c'avete? No, Ashdown Drive, pedale del... come le distorsioni, però adesso sto iniziando a usarli, cioè nel CD non ci stanno, sono di no, siamo pedali. Partiti semplicissimi, puliti, sì, molto, vi hanno modificato dopo col distorto del vi hanno modificato dopo, sì. Mi hanno e poi sempre, ecco, vedi, parlando di questa roba da nerd dei pedali, sto usando un Metal Zone, che è il pedale più, il distorsore più odiato della storia della musica, e sto cercando dopo il DS1. Esatto, sono quei classiconi che però non detestano tutti. Mamma, il DS1, mamma. Stiamo cercando di farlo funzionare e forse abbiamo trovato anche un modo, vediamo. Sì? Se finirà anche registrato sul disco. Sarebbe una soddisfazione registrare col Metal Zone. Farebbe incazzare chiunque. E dici, cazzo, come l'hai fatto questa? Col Metal Zone, affanculo. Sì. Fallo e compra pure un DS1. Fammi questo piacere. Busto il boost con... Bravo, busta il boost. Comunque, busta il boost. Busta il boost. Tu che piatti hai? Che batteria hai innanzitutto? Io la batteria, i fusti fisici non ce li ho. Ah ok, vai in prestito? Sì, vado sempre in prestito. Prima avevo una Woodstock bellissima, nera, cromata, una figata venduta assurda. Peggio, rubata. Regalata per inutilizzo, causa lavoro. E quando poi, siccome questo tizio qua non la suonava più, ho detto, vabbè, a sto punto, siccome io ora invece sto suonando, ridammi. Sì, come, a telefono, sì, come no, vieni... il giorno tot, lo chiamo, sto venendo,
mai nessuno ha più risposto. E la batteria. L'hai persa. Ciao. Batteria, sì. Ma è stato un rimpianto assoluto. E non puoi andare a sfasciargli la casa questa. Purtroppo non ce l'ha a casa. Ah. Beh, però almeno gli sfasci la casa. Non so dove abita lui, so solo dove lavora, ma non è nemmeno inizio, tu. Tu pagami, poi al resto ci pensiamo noi. Ah, io utilizzo i piatti che sono della Zillian, due Crash e un Ride, anzi il Ride e il Charleston sono della Rems. Ah, ok. Che insomma hanno un bel suono, soprattutto funzionale per quello che mi serve. E a breve prenderò anche un China o un Ozone, dipende da quello che più mi serve, soprattutto in due degli ultimi pezzi. Il China ci sta. Ci sta, però il China è un po' più asciutto, mi pare l'Ozone è un po' più lungo, ma non mi ricordo, stavo studiando un po' queste cose, quindi devo col vedere China, quello che mi piace. Prendi il China e attaccagli le mollette vicino di ferro, così suona. Abbiamo due pezzi lunghi che sono fantastici, sono perfetti per essere suonato col China così, e quindi mi serve per forza. Quindi sta spesa si deve fare. Tu sei un SM58. Sì. Nice. Quei cantanti ci vengono sempre. Che cazzo ci vuole? No, devo scegliere tra quello beta. Canto senza microfono, non lo posso fare perché io sono un megafono, che sono il black metal. La cosa bella del cantante è che ti compri una cosa, finito, sei a posto per tutta la vita. Tu l'unica cosa non si romperà. L'unica cosa tua è te auspizio, se ti puoi comprare un pedale per la voce per fare un po' di effetto. Ma l'auspizio si di un compleanno. No. Per una cosa solo. Se compriamo glielo regalo pure. Birra. Ma fai meglio così. Io la modifico stesso. Metto la Peroni davanti alla bocca. Io voglio vedere live. Dovresti, perché poi il CD è bello perché è bello. Però live è un'altra cosa. No, voglio proprio vedere proprio il movimento sul palco. Anche perché noi rinnoviamo la nostra campagna di sensibilizzazione. Sensibilizzazione. È proprio così, perché è sbagliata apposta. Vai. Pubblicità pregresso. Pregresso. È sbagliata apposta. Vabbè. Non capisci, cazzo. Andatevi a sentire le band live, cazzo. Compratevi CD in maniera fisica. Comprate il CD, bravo, in fisica, perché. Quanto costa questo CD? Odio eterno. Che a noi avete regalato. Enormi 5 euro. Enormi 5 euro. Un euro a canzone, ma non ti vergogni. La copia fisica, perché odio eterno all'ascolto moderno. Mamma, veramente. Spotify infame per te solo le live. Madonna mia, stasera proprio in carta. E poi andatevi a sentire live i gruppi, perché ragazzi, se voi un gruppo non lo ascoltate live, un gruppo, tu non lo ascolti live, Francesca, che sei fuori, non puoi mai farti un'idea precisa di se il gruppo vale, se il gruppo è forte, anche perché live si vivono delle sensazioni. Tu come lo vedi così? Un album, non lo vedi non sul si palco. Possono. Bravissimo. Vedi, e pensa che mamma te vuole evitare, meno male a parte c'è la succa a me, stavo parlando di lui, però. No, però perché tu hai fatto un'osservazione giusta. Vabbè, scusate. Comunque, ci vogliamo sentire anche Slapper. Come no? Così certo. Concludiamo. Ah no, ce ne mancava no, anche Slam Dunk. Ma lui deve essere ultimo. Ok. Anche perché poi dobbiamo tornare, dobbiamo parlare dell'amicizia, dell'amore, della fraternità. E della birra e della fregna. Della birra e della fregna. Yeah.
mai un genere di moda, quindi. No. Ma l'alcolic metal non diventerà mai un genere. L'alcolic, no. Sì. L'alcolic, cioè, l'alcolic, l'alcolic già è di moda. Già è di moda. La componente metal. Stasera sei la componente metal che manca, sì. Però, insomma, ci picchiate, picchiate forte, quindi, insomma, complimenti. Grazie, grazie. L'importante è che vi divertite. Dicevamo, sì, Corionda, sì, che è di nicchia come genere, in Italia almeno. Sì. Però se vai in Norvegia, se vai in Norvegia, scandinavi. Cazzo, sì. Tu, a te ti pigliano proprio che sì, scandinavo facile. Lui è bichino. Da quanto tempo c'hai questo vizzetto? Questi sono tipo 14 mesi, mi conto come fidanzati. Io ho due anni, ricordami, io sono due anni, l'ho cresciuto, era un bel... Sì, capito, tagliarla sarà un trauma. Tu sì, è stato un trauma pure che l'ha tagliato una ragazza. Vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, no, storia triste. Poi ci commuoviamo, hai capito? Sì, ci roviniamo l'immagine. Com'era quella cosa del guardia... Guardia boschi norvegese, il 90% del lavoro della guardia boschi norvegese è andare a recuperare le band che si fanno le fotografie nei boschi con gli elfi, le cose. Bellissimo. In effetti adesso va il Vesuvio, va di moda. Sì, ci sono parecchi gruppi che stanno usando il Vesuvio per fare le foto, magari ci andiamo a perdere quello qualche volta. Sì. Di nuovo, è inflazionato ultimamente. Sì, va forte. Beh, guarda che non esplode, non siamo mai Dio. Però potreste essere i primi a morire. Verrebbe una foto fighissima. Con la lava dietro. Ma non sono così amante dell'arte, per dire la verità, quindi resteremo col dubbio. Ragazzi, serate future? Serate future ce n'è una... Diciamo se andiamo come anteprima. Una cosa che non abbiamo ancora ufficializzato, perché non ancora hanno messo il nostro nome sul flyer. Qui abbiamo anche un po' d'ansia, però speriamo che sia tutto vero. Dovrebbe essere così. Il 7 gennaio a Frattamaggiore, al Sound Music Club. Sound Music Club di Frattamaggiore. Ci saranno i Natron che tornano a Napoli. Ti sei proprio contento. Death Metal Paris. Sì, non suonavano a Napoli dal 2005. Sì, un bel po' di tempo. Quindi siete contenti? Siamo molto contenti di suonare con loro. Rientri o col... No, si paga 5 euro, però... E poi dopo su Via Gogo a 300 euro. No, però ci sono almeno 5 gruppi, perché ci sono i Natron, hanno aggiunto un co-headliner, un gruppo austriaco che ha un nome impronunciabile, sì, fanno della roba marcissima, sarà molto divertente. Ci sono i Wendy in Fukushima di Eboli, che fanno grindcore, un altro gruppo, ragazzi, perdonatemi, non ricordo qual è, e poi ci dovremmo essere noi. Forse. Stiamo lavorando a una data a dicembre, una a febbraio, ma è ancora tutto in forse, non c'è nulla di ufficiale, quindi dove possiamo trovare questo favoloso album che si chiama Beer, Blood and Blasphemy dei Berserker? Allora, c'è la nostra pagina Facebook, basta cercare Berserker su Facebook, o meglio dire pure come scrivere bene, perché spesso, vabbè, dai, chi ci segue quindi troverà almeno qualcosa. Sì, vabbè, su gli spelling dai mi fanno dire un po'. Allora, diciamo che allora pagina... KSTR. Bravissimo. Perfetto. AFW. Ah, il beer. Cominciamo a scrivere beer, qualcosa che beer. Ci dovremmo essere anche noi. C'è una napolitana beer, però. Con due. C'è un amico che ci aveva tatuato beer qua. Aia. Bellissimo. È vero che tra di noi era qui, guarda. Labbro all'interno del labbro inferiore. Comunque andate sulla nostra pagina, Facebook, ci possono contattare. C'è la vostra pagina taggata, esatto, in ogni caso. Da lì ci possono contattare e ci organizziamo per una spedizione, altrimenti alle nostre serate senza problemi. Sul nostro Bandcamp, la nostra pagina Bandcamp, che è berserker.bandcamp.com, lì è possibile acquistare gli MP3 o acquistare copia fisica. E poi settimana prossima dovrebbe essere partita ufficialmente anche la distribuzione digitale, quindi per acquistare gli MP3, per chi dovesse amare l'ascolto moderno digitale. Saremo su Spotify, saremo su Amazon Music, su tutte le piattaforme, esattamente. Benissimo, quindi ma se comprate la copia fisica siamo sempre più contenti. Noi siamo felicissimi, noi siamo felicisti della copia fisica, infatti l'oggetto. Ce l'abbiamo tutte. Label. Beh, non lo potete fare in audiocassetta. Sì. In realtà no, stereo 8, noi, ti prego. In realtà volevamo fare un vinile, però i costi di produzione erano tantissimo. Troppo elevati. Quanto vi costa a voi una cosa del genere? Non lo diciamo perché sarebbe. Guarda, per un vinile si parlava di spendere quasi un migliaio di euro per avere 200 copie di un 7 pollici. Mamma mia, 7 pollici, quello piccolino. Magari avremmo potuto nero.
No, anche colore, il colore non è tanto, okay, non incide tanto. Okay. Il problema sono le tirature. Il vinile non va d'accordo con le piccole tirature o con noi che dobbiamo contattare come singoli un impianto. Anche perché adesso che sta tornando un po' di moda, i prezzi sono subito si sono levati un pochino. Beh, sì. Però insomma, siamo per l'analogico preferibilmente. Però almeno il CD fisico abbia fatto un cartonato, era il meglio che potevamo fare. Purtroppo pure questo formato qua oramai sta... Sì, ho obsoleto già il... Sta uscendo. Quindi abbiamo cercato di fare un oggetto quanto più ci sono degli possibile. Amici nostri, carissimi Madness, che hanno fatto l'album in QR code, quindi... Cioè che c'era solo il cartoncino e poi ogni pezzo aveva il QR code. Sì, avevamo pensato a soluzioni del genere, ma volevamo un oggetto, cioè qualcosa di tangibile. Il cartoncino con il link per gli MP3, per quanto bello, moderno come soluzione, non ci avrebbe gratificato. Esatto, un'altra cosa, aprire no, l'album. Ma capisci, quando è arrivato il corriere con lo scatolone, pioveva, era una scena da film, io correvo sotto la pioggia. Scene da film porno. Sì, sì, sono diventato padre, ho pensato, ok, questo sarà questo che si prova. E perché no, ma pure perché aprire, hai... quando hai un CD in mano hai tanto da vedere come la copertina, voi non avete per esempio il foglietto con i testi, ma comunque un EP è una cosa che avete fatto da voi con i pochi risparmi, completamente autofinanziato. Sì, lo so, perché faccio lo stesso pure io, quindi vi capisco e so che è difficile, molto difficile, pure che questi qua sono più la rottura di cazzo. Sì, ma più per la mole enorme di fogli, ecco, che appunto devi firmare. Noi abbiamo fatto una scelta precisa di non registrare noi la nostra musica alla SIAE. Avete fatto bene. Perché è una cosa che... Gino Paoli deve morire. Non ci piace. I bollini ce lo impongono per legge. Sì, più che a noi, a chi ci stampa. Altrimenti devi pagare quello, quello e quello. Invece abbiamo fatto i bollini perché siamo obbligati per legge, tutto il resto. Anche noi come radio possiamo dire che non siamo SIAE. Non ce ne frega un cazzo, noi Gino Paoli, di merda. Siamo Creative Commons come radio e quindi... Fottiti di Gino Paoli sempre. No, fammelo dire almeno una volta per me. Vaffanculo Gino Paoli. Oh, vabbè, no, vecchio di merda. In effetti, cioè, poi io qua volevo uscire, non riuscivo. E poi l'artwork del CD proprio è proprio figo. Poi tu è riuscito bello a cogliere perfettamente quello che vuole, il nostro messaggio d'amore. È la prima volta che il verde ci sta bene, mi dovete chiedere, la prima volta che vedo, perché è proprio bello. Però possiamo dire una cosa, i teschi ci stanno sempre bene. Qualsiasi cosa, anche una cacca fumante, se c'è una capa di morto non è mai di troppo. Ma tu non hai visto il dettaglio, la capa di morto sopra c'è la linguetta per dirla. Sì. Ma che cazzo di figa, me la posso tatuare? Tanto ce n'ho già due di teschi, ne faccio una terza. Ma guarda, ti autorizziamo, tutta l'autografia. Ma quasi me lo faccio anche io, ma è stupendo. Ce lo facciamo tutti, ci sto sulla punta del cazzo. Io no. Sta diventando una cosa romantica che mi disturba, ragazzi. Noi siamo arrivati oramai in chiusura. Vi ringraziamo per essere stati qua con noi questa sera. Vi invitiamo a ritornare quando cazzo vi pare. Molto volentieri. Avvisateci almeno mezz'ora prima. Grazie a voi per l'ospitalità. Ecco perché. Perché non vogliamo farvi vedere queste persone. Ecco, appunto. Anche perché può darsi che io nel frattempo mi sto facendo una sega. Ha bisogno di tempo. Quindi quella mezz'oretta gli serve. Se no, se fosse allora mezz'oretta, quei 30 secondi. 30 secondi di tempo. Ah, siamo aumentati. Sì, devo dire. È la duro allenamento. Tipo Goku. Comunque, ricordiamo che questa puntata andrà in replica domani su www.radiobaiano.it alle ore 13 e in giornata cercherò, lavoro permettendo, di caricarla in giornata sul nostro canale YouTube, così da poterla ascoltare ogni volta che sentire, vi e risentire le stronzate giammai. Potete scaricare il podcast con YouTube Converter, video 2 MP3, se così non ti vuoi risentire. Mai nella vita. Non ti vuoi risentire. Mai nella vita. Devi vedere quanto fa schifo la tua voce. No, non ti accorgi mai che la tua voce che tu pensi di avere sempre una voce bella e figa, ma invece non è così. È scientificamente provato che noi sentiamo la nostra voce diversa perché viene da dentro e la nostra cassa toracica ce la fa ed è per questo più che ci risentiamo i messaggi WhatsApp quando li inviamo, i messaggi vocali. Ragazzi, c'è qualcuno che non lo fa, io lo faccio nessuno. Io sai quando me ne sono veramente reso conto che la mia voce fa veramente cagare proprio pochi giorni, anzi poche settimane fa, ho dato una mano a mio fratello che lui fa un po' di grafica, queste cose, e gli hanno chiesto di registrare una voce su dei filmati. Lo vuoi fare? Vabbè, ti do una mano. Allora cerchiamo di fare la voce un po' stata. Quando mi sono riascoltato, ho detto, no, cancella tutto. Chiamiamo qualcuno. Non è cosa. Il doppiatore non è il mio lavoro. Chiamiamo qualcuno. Un esorcista. Perché non faccio il doppiatore. Questo è un altro lavoro che ho cancellato. Caro Oreste Baldini. Luca Wolf. Luca Wolf. Spicciami casa.
Va bene, ragazzi, noi vi salutiamo, vi ringraziamo ancora e vi e ci sentiamo ora. Anche l'ultimo pezzo dei ragazzi, che è l'ultimo pezzo anche dell'album dell'intro, anche sì. dice tutto. Ed è anche l'ultimo pezzo che facciamo live. Sì, è l'ultimo pezzo e sulla nota finale cadete a terra ubriachi. Mentre facciamo il risultato finale. Come è il pezzo ballabile. Questo è il pezzo ballabile. Questo è il pezzo cinque volte. E neggiamo tutti a ballare. Soprattutto Pester. E nel frattempo si arrovaglia con il filo attorno alle gambe e cade alla fede poggivolì. Vi salutiamo e ci vediamo giovedì prossimo. Che non logicamente io come tutti i giovedì non ricordo chi abbiamo. Il compleanno mio. Il compleanno tuo. Arriverà il tuo regalo che ho già ordinato. Oddio santo. Ragazzi, fate la giovedì prossimo, sentiteci e fate gli auguri a Domenico, sì. Ditegli che ha sprecato 24 anni della sua vita. Sono affatto. 25 anni della sua vita. Grazie. Ciao ragazzi, settimana prossima. Ciao, ragazzi, ciao. Ciao. Quanto a voi, bastardi al potere,
Non sperate che sia finita. Anni che passano, anni che vengono. E i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore. Ma ovunque nel mondo, ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni. E tradurranno quei sogni in canzoni. Non muore niente di importante stanotte. Solo quattro brutti ceppi sulla nave di merda. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Ah.